Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio. Come state? Spero bene. E dunque, oggi non so, non volevo uscire di casa, però volevo un po' parlare un po' con voi. Dunque, io ho appena fatto colazione da un bel pezzo, mi sono alzata stamattina alle 5 o alle 4, no, alle 4 esatte del mattino, perché non avevo più sonno. Però mi ho fatto un caffè, mi ho guardato qualche video su YouTube e poi mi sono riaddormentata. Da lì ho ricominciato a risvegliarmi e dalle 7 alle 8 e mezza del mattino ho incominciato a prendere un altro caffè, e quindi sono due, quindi a pranzo nada de nada, non me ne prenderò. Casomai mi bevo una bella Fanta, che la Fanta ho visto che se la prende anche Giuseppe Carlo Montefiore, se non erro, sì. Flacco, vabbè, si chiama Flacco Fiore, non lo so come si chiama, vabbè. Lui, sempre il grande Giuseppe Flacco. Comunque, niente. Ogni tanto vado a seguire anche le live di Costantino Orru, che è molto simpatico, mi piace da morire, perché è una persona squisitissima, lo ammetto, è bravissimo nelle sue live, nei suoi video, in tutto quello che fa, è bravo. Andatela a seguire perché merita tanto, come merita Flacco Giuseppe, anche stavo dicendo tutto il nome del canale, volevo dire, sì, vabbè, lui è Costantino Orru, che è bravissimo. Poi, come altro dirvi, volevo dirvi seguire anche a Deborah Stopazzolo, che è bravissima, adoro Deborah Stopazzolo, non lo faccio mai, di solito gli anni passati dicevo sempre seguite tutte youtuber che io, tutte le youtuber che io guardo e mi piacciono da morire, ma ognuno, come ripeto, ha la propria preferenza. Ci non crede altro, io non è che voglio obbligare nessuno a seguire nessuno, però se vi fa piacere, perché no, date una sbirciatina al canale di Deborah Stopazzolo. Però è impossibile che non la conoscete, perché che non la conosciate, perché conoscete, vabbè. Comunque sì, è una brava youtuber, mi si sta simpatica e l'adoro, perché è solare, è divertente ed è dolcissima, una brava youtuber, Deborah. Ciao Deborah, se vedi questo video. E la penultima youtuber che voglio salutare sono il canale delle Martinos. Le Martinos le adoro da matti. Il canale di l'angolo di Gloria. Everything Pink. Non solo, che ho visto ogni tanto guarda i miei video. Non so se li guarda meno. Comunque, Everything Pink, che non mi ricordo il suo nome, il suo vero nome. E chi altro? Se non veramente altro nessuno. Vabbè ragazzi, casomai vi linko i nomi di qua di tutte le youtuber. Allora, l'angolo di Gloria, Deborah Stopazzolo, ve l'ho detto, sì, le Martinos, e ahimè me ne è sfuggita una, abbiate pietà, non me la ricordo tutte, no, non me le ricordo tutte. Vabbè, cito una che mi segue in continuazione perché l'adoro, ci sentiamo anche in privato. Ah, ecco, Steffi De Marco, ovvero Steffi Nai, la periottina dal passato. Non mi ricordo se si chiama questo suo canale, però mi pare di sì. E Ivana Quartuccio Ruggero, ecco, l'altra che non mi viene in mente più. Ivana Quartuccio Ruggero, ciao Ivana, un bacio. Ivana Quartuccio Ruggero, la adoro da morire, mi piace da matti. Poi vabbè, siamo tutti bravi e su YouTube ci dobbiamo sostenere l'un l'altro, perché è così che secondo me funziona. Poi ognuno è libero di preferire chi vuole, ovviamente. Francesca Scarlett 81 selvaggia bellezza, ovvero Ornella Maffei,
che più ne ha più ne mette? Tutte persone molto brave. Già, adoro. E basta, ragazze. Io non ho altro da consigliarvi perché siamo tutti qui sulla stessa barca per supportarci e sostenerci a vicenda. Sì, vabbè, ho detto la stessa cosa, ma penso che ci siamo capiti. Sopportarci, prima cosa, e sostenerci a vicenda con visual, commenti, like e più che ne ha, più che ne metta. Vabbè, scusate, il gioco di parole, ma ci sta. Io mi piace molto aiutare gli altri, nonostante sono piccolina, come canale, perché prima avevo un altro canale, però adoro lo stesso e mi piace molto aiutare gli altri. È vero, non avrò chissà quante visual, pazienza. Io mi dispero a volte che non ho tutte queste visual, perché penso a volte, sì, di non essere così brava a fare video. Vabbè, pazienza, non mi voglio illudere di niente perché YouTube non è mia lavoro, per fortuna. Io sto bene così, l'ho anche detto mille volte. Sto bene così. Se voi cercate il link di un video, vabbè, non il link, se cercate un video di delle cose che ho detto, capirete bene perché non ho bisogno di lavorare. Comunque, sto bene così. Sono pensionata, ecco perché sono pensionata e sì, chi mi ha chiesto su Instagram, ma è vero che sei invalida al 100%? Sì, è vero che ho un'invalidità, è vero, quindi è così. Niente, ragazze, era semplicemente per dirvi che tutti i canali siamo bravi a supportarci, ci dobbiamo sopportare, ma prima di tutto essere costanti l'uno con l'altro, aiutarci, perché sennò veramente non ci aiuta nessuno. Comunque, cosa volevo dirvi? Sì, che praticamente non sempre mi sento all'altezza di YouTube, non so, di fare video su YouTube, non so, non ne capisco il motivo, però con questo non mi voglio arrendere. È vero, a volte mi viene voglia di prendere e chiudere fagotti e fagottini e la chiudere per forza YouTube, ma no, non funziona così. Bisogna avere pazienza, costanza e determinazione, altrimenti non si va da nessuna parte, perché non è il mio motto, è la verità della realtà delle cose, che se uno non ha pazienza, costanza e anche amore, come vuol dire passione, alle cose che mi piace di più fare su YouTube, come per esempio una povera passione per la pittura, per il calcio appunto, o pallavolo, qualsiasi tipo di sport, che ne so, la pesca, ginnastica, ritmo, qualsiasi tipo di passione uno possa avere, a parte il make-up o chi ha più ne metta, deve avere sempre la costanza di pubblicare video, postare qualche post su Instagram, dove lo Dio ben si voglia, ma almeno essere costante, perché sennò non arriva né, come dite voi, il successo, e lì allora addio, buonanotte, shalom. Come so dire, pazienza, amen. Perché sì, se voi non ottenete la costanza e la pazienza e l'amore, come fate voi? L'amore vuol dire passione per le cose che ci piace fare di più, come per esempio fare video su YouTube, montarli. Io non li taglio sempre, perché lo ammetto, a tagliarli ci vuole tanto tempo e anche tanto. Non dico solo passione, queste cose. Io sono brava a fare le parole, ma poi a volte non mi riesce di concludere, no, con il parlare con voi, ma dico nel tagliare i video a volte. Mi esce anche a me complicato, lo ammetto. Mi esce a me complicato tagliare i video, però ci provo tante volte. Non è sempre facile, perché c'è da cervellarsi e cercare di capire dove sbagli e dove non sbagli. Però, per esempio, questo video non so se lo taglio o meno, perché lo vedo bello così com'è,
schietto e sincero così per com'è. Poi, se mi volete seguire, seguitemi, se no, non so cosa dirvi, andate in, da un'altra parte. Adesso non, è, non vi sto cacciando, no, per l'amor di Dio. Però, se volete continuare a guardare i miei video, siete i benvenuti e anche le benvenute, perché in questo canale mio ovviamente c'è posto per tutti. Sì, potete commentare a consigli o a critiche costruttive, ma attento ai toni, o attenta ai toni, perché come ho detto sempre in ogni mio video, come dire, c'è modi e modi di dire le cose, come si suol dire, come dicono nel canale della Martino, garbatamente ma senza troppo. Sì, garbate, dovete essere garbati, però io dico non solo essere garbati in un commentare, io direi neanche troppo mielosi, perché a volte trovo dei commenti in altri canali YouTube un po' storcinati, mi sono un po' timidi. Non è che esagerate con i commenti a volte, mi chiedo io, boh, vabbè, niente, il mio modo di proprio di commentare, adesso non voglio star lì troppo a giudicare, perché nada, non serve a niente, quindi boh, va bene così. Bene ragazze, io penso che il video sia già giunto al suo termine, perché un video che chiacchiericcio mi è stato pur bene. Questa è la mia outfit di ieri sera, anzi di ieri mattina, perché sono andata dall'estetista a farmi la ceretta, tutto il corpo, e anche compreso i... sì, vabbè, avete visto la faccia. Se vedete questa macchiotta, sono i peli, che ovviamente anche più li tolgo più si forma la macchietta. È vero, potrei anche evitare di farmi vedere queste robe così, ma non c'è... non c'è metodo e modo di farli sparire, non lo so perché. Ho provato anche a mettere cose per come posso meglio dire, sì, ho provato anche a mettere delle cremine antimacchia Nisba, non sono riuscita a far niente. Vabbè, sì, ok, lì ci vuole costanza, però aspetterò un po'. Prova a essere costante, vediamo che succede. Già. Niente. Scusate se in tutto il resto del video quasi non ho riso, ma sono in un momento un po' di sconforto, perché... no, non c'entra YouTube, se questo che mi state chiedendo, come scriverete sotto i commenti. Ho dei momenti, no, come tutti quanti, voi direte sì, adesso che c'entra. C'entra perché non ho voglia di confidarmi con voi certe cose che accadono. Che accadono in vari momenti della mia vita. E quindi niente, non ve lo voglio dire, però voglio sorridere, perché è giusto che sorrido. Non voglio portarvi tristezza su questo benedettissimo canale YouTube. Capposo, profumoso e affettuosissimo. Già, e nulla. Comunque, ieri, siccome che mi stavo un po' ostinando sotto il sole, quando sono tornata a casa per lenire, cosa ho fatto io? La vostra sottoscritta, scusate se parlo un po' mangiandomi le paroline, mi ho preso questa. Preso più che altro, l'ho acquistata qualche giorno fa, se mi ricordo, non mi ricordo neanche quando. Però ho detto il prezzo, no, non credo. 6,65 euro, eccolo qua. Dov'è che sei? Qui. 6,65 euro. E niente, questa è la mia pasta ad alta protezione, pasta protettiva fissa. E nulla. E questa pasta protettiva me l'ho messa un po' nelle parti basse, perché ragazze, mi prudeva, faceva fastidio, no, prudeva, mi pizzicava un po', per, e non solo lì, anche sulle braccia un po' me l'ho messo, perché stavo impazzendo dal fastidio. Dico così, che praticamente la pelle della,
dopo la ceretta, ovvero la pelle delle braccia dopo la ceretta, fa un male cane, non so perché, ma ho la pelle sensibile, più è, oltre ad essere delicata e tutto, è secca, mi fa anche una reazione che non vi dico. Pensate se metto la crema depilatoria, un disastro, perché io non c'ho più quella benedetta, non trovo più quella benedetta crema depilatoria che tra l'altro adesso è un altro, ha altri ingredienti, quella VET, sto parlando della VET, e quindi con la crema depilatore della VET non posso più averci a che fare. Un numero uno perché mi viene allergia, numero due perché non trovo quella all'aloe vera, quindi che fo? Che devo fare? Niente, devo per forza arrangiarmi con la ceretta, quella che si scalda tra le mani. Al momento non ci penso più a farmi la ceretta, aspetto qualche mese in più, se no qualche giorno in più. Quando mi saranno riapparsi tutti? Cosa? Sì, va bene, va bene, va bene. Scusate l'interruzione, come sempre, vabbè. E vi dicevo, ogni volta che mi faccio la ceretta e la depilatoria, mi servirebbe non quella ai frutti, non so, ai frutti di bosco? Non mi ricordo che cacchio di ingredienti ha dentro, però se usassi l'aloe vera sarebbe molto meglio. Quella è l'aloe vera, che è per pelli delicate e sensibili. Però voi direte, non la puoi comprare, non la puoi cercare sul sito. No, non è andare a cercarla sul sito, è a provare a chiamare il numero verde, ma io non mi interessa, quindi sono stata l'estetista. Vabbè, casa a parte, sono un caso disperato perché un po' mi pizzica ancora, non si dice mi pizzica, vabbè. Perdonate un po' questo video un po' fatto così alla buona, qua mi pizzica un po', vedete, adesso se vedete che sono rossa è perché è da ieri che sono così, infatti è per quello che vi ho detto che mi ho passato un po' di questa fissan, perché boh, non è il massimo. La ceretta non è il massimo come l'ho applicata, come me l'hanno applicata. Poi mi hanno detto una cavolata che non so se rivelarmela, però io non me ne intendo, perché a parte non sono un estetista, sono una profana di quello che si intende di come si tira la ceretta, come si strappa, ovvero la ceretta contropelo. Però no, non ci siamo proprio. No ragazze, non è per me fare la ceretta, ma non è neanche per me tenermi i peli, quindi in qualche modo troverò le famiglie i peli, boh, vabbè. Adesso non ci voglio pensare, alla prossima ceretta si vedrà, va bene, niente. Allora ragazze, dopo questo video farò un altro video dove vi parlo, farò un video tag, non so neanche cosa uscirà, ma ci provo. E niente ragazze, sono già 18 minuti che registro, io vi lascio, vi abbraccio e ci vediamo dopo un altro video tag. Per questo era un video che riccio per dirvi semplicemente la mia esperienza inerente alla ceretta, ma anche saluti ai canali che seguo. Basta. Ciao. Vi saluto tutti, un bacio. Mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi e nulla, attivate la campanellina e seguitemi su Instagram come youtuber melania_8 e noi ci si becca tra poco. Dopo questo prossimo video. Ciao.